Fra poco ci sarà il via di questo Gran Premio che è senza dubbio il più affascinante della stagione, anche il più antico. Quest'anno si festeggia addirittura il 90°, la prima edizione risale a prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 nel 1929. Piloti tutti quanti schierati, tutto è pronto per il via, vanno a posizionarsi anche le ultime vetture sullo schieramento. Hamilton in pole position davanti a Bottas, vanno ora ad accendersi i semafori, che si, quando, al momento in cui si spegneranno, ci sarà il via della gara. Si spengono i semafori, lo scatto di Lewis Hamilton che sembra in grado di poter difendersi da Valtteri Bottas. Attenzione a Max Verstappen che prova ad insidiare il pilota della Mercedes che si difende, sfilano i primi quattro senza problemi, taglia la chicane Charles Leclerc nelle retrovie. Attenzione a Sebastian Vettel, molto aggressivo ai danni di Max Verstappen che riesce però a difendersi. Dunque sono sfilati via nelle prime curve esattamente come sono partiti Hamilton davanti a Bottas, Verstappen e Sebastian Vettel. Charles Leclerc che ora è tredicesimo, si è liberato di Lando Norris con una bella manovra al tornantino de Loeves ed ora sta cercando disperatamente di attaccare la Haas di Grosjean senza però successo. Ci prova anche in questo momento sempre al tornantino, ma il pilota della Haas ha gioco facile a chiudere. Vedremo se ora riuscirà a forzare l'attacco all'uscita del tunnel, il punto più veloce della pista dove di solito tradizionalmente si può provare ad azzardare un sorpasso che su questo tracciato estremamente angusto sono molto difficili. Prova a farsi vedere ma è troppo lontano e non riesce. Linea Monte Carlo alla Formula 1, dove le cose si mettono male per Charles Leclerc che ha forato dopo un tentativo di sorpasso ai danni di Hülkenberg. Aveva provato era riuscito a superare Grosjean, si era portato in 12ª posizione con un grande attacco alla rascassa, ha provato a fare la stessa cosa ai danni di Hülkenberg per l'11ª posizione, c'è stato un contatto e poi successivamente ha forato, ha dovuto fare Leclerc un intero giro praticamente su tre ruote prima di poter sostituire il pneumatico lo posteriore sinistro, posteriore destro anzi scusate, lo ha fatto in questo momento, ritorna in pista proprio mentre transitano le due Mercedes, dunque è già doppiato Charles Leclerc. C'è la safety car, esce in pista la safety car probabilmente, immaginiamo, per i detriti originati dalla gomma forata da parte di Charles Leclerc che si è fatto appunto, come vi dicevamo, tutto quanto il giro con la gomma desciappata lasciando pezzi di pneumatico dappertutto. Escono i meccanici della Mercedes, sosta i box per Lewis Hamilton che va a cambiare le gomme. Siamo appena all'interno della finestra dell'unico pit stop previsto, monta gomme medie, rientrano tutti quanti ai box, rientra Bottas, rientra Verstappen, rientra anche Sebastian Vettel, fase molto concitata. Vediamo come usciranno dai box perché sono praticamente tutti ai box per sfruttare questo intervento della safety car per ripulire la pista dai detriti lasciati dalla gomma di Charles Leclerc. Attenzione perché Max Verstappen ha preso la posizione su Valtteri Bottas testa a testa nella corsia dei box ed è così, Max Verstappen ha superato Valtteri Bottas. La nuova situazione: Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel, i primi quattro sfilano in quest'ordine, seguono Ricciardo, Magnussen, Gasly, Sainz, Kvyat e Albon, ma Max Verstappen ha preso la posizione su Valtteri Bottas a seguito al pit stop. C'è molto da raccontare però di questo periodo perché vi abbiamo detto del sorpasso di Max Verstappen ai danni di Valtteri Bottas nella corsia box uscendo appunto dai box. C'è stato un contatto tra i due, probabilmente la Mercedes o per differenziare la strategia o immaginando una sorta di foratura ha fermato un'altra volta Valtteri Bottas per fargli montare le gomme dure, mentre tutti le gomme dure così come Verstappen e Vettel, mentre Hamilton ha le medie, così facendo la posizione gliela presa Sebastian Vettel. Dunque la nuova situazione quando sta per ripartire la gara vede Hamilton al comando davanti a Verstappen, Vettel terzo e Bottas quarto. La gara riparte proprio in questo momento, è stato bravo Lewis Hamilton a prendersi lo spazio necessario da Max Verstappen per impedire al pilota olandese della Red Bull di attaccarlo. Sfilano via nella prima curva senza che ci siano sorpassi, interventi, attacchi o nessun tipo di inconveniente. A Monte Carlo si ferma nuovamente ai box Charles Leclerc per montare questa volta gomme morbide, ma immaginiamo una rimonta veramente difficile per il pilota monegasco perché la sua vettura non ci sembra efficiente come nelle prime fasi di gara. Tra l'altro è arrivata una notizia molto interessante da parte della direzione di gara perché c'è un'investigazione per quanto è successo nella corsia box tra Bottas e Verstappen, con Verstappen che è uscito dai box dopo aver cambiato le gomme una frazione di secondo prima di Valtteri Bottas e lo ha stretto contro il muretto prendendogli la posizione. Vedremo se ci saranno degli interventi, se ci sarà una penalizzazione per Verstappen o magari per Bottas o per entrambi, lo scopriremo a breve. Nel frattempo non cambia la situazione per quello che riguarda le prime posizioni. I'm telling you, the car is extremely difficult to drive.
E questa era la voce di Leclerc che dice: cercherò di continuare a guidare, ma la macchina è veramente difficile da guidare perché è molto danneggiata. Dunque ci avevamo visto giusto, Leclerc non ha il ritmo per poter proseguire la rimonta. E si è ritirato Charles Leclerc, troppo gravi i danni alla sua monoposto, si è ritirato un giro fa e dunque finisce così nella peggiore dei modi un weekend a tutti gli effetti maledetto per il pilota di casa della Ferrari, per il pilota monegasco. Davanti la battaglia invece è più viva che mai, perché Hamilton non allunga sui suoi inseguitori. Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, queste le prime quattro posizioni, quattro piloti racchiusi in appena 2 secondi e 3. Question: does James think I'm in trouble with these tires? No, I'm driving super slow now, I don't know how long they last. E attenzione, perché questa era Lewis Hamilton, la voce di Lewis Hamilton che parla con il suo box. Ricordiamo, lui è l'unico con gomme medie, ha detto: comincio ad avere problemi con le gomme, non so quanto riuscirò ad andare avanti. E questa è un'informazione molto importante, perché siamo ancora al 21esimo dei 78 giri e mentre Hamilton ha gomme medie, Verstappen, Vettel e Bottas, ovvero i piloti che lo seguono, hanno gomme dure con le quali teoricamente, anche secondo le finestre di utilizzo suggerite dalla Pirelli, potrebbero arrivare in fondo. Ma c'è una notizia molto importante: il collegio dei commissari ha deliberato una penalizzazione di 5 secondi a Max Verstappen per unsafe release, ovvero per uscita non in sicurezza dalla propria piazzola dei box dopo la sosta, il che significa che 5 secondi di tempo verranno scontati durante la prossima sosta, se ce ne sarà una, oppure applicati al termine della gara. E questo significa che al momento Sebastian Vettel è virtualmente in seconda posizione, perché tra Verstappen e Vettel ballano appena 8 decimi, ma sono tutti quanti attaccatissimi. I primi 4 sono racchiusi in appena 4 secondi. Hamilton è in difficoltà con le gomme, continua a parlare continuamente con il suo box, problemi di gomme in particolare sull'anteriore sinistra, ha rassicurazioni dal suo ingegnere, ma si intravede proprio ad occhio nudo anche un segno sulla gomma anteriore sinistra, segno di graining, e Max Verstappen è sempre più vicino a lui. Max Verstappen che e questo è ancora Hamilton che si lamenta dal suo box, cercano di tranquillizzarlo, come dirgli difficilmente riusciranno comunque a superarti. Staremo a vedere, diventerà veramente una gara di resistenza, perché Hamilton ha gomme medie più soffici rispetto alle gomme dure di Verstappen, Vettel e Bottas che lo inseguono, e dovrà essere bravo a farle durare fino a fine gara. Giro numero 44 dei 78 previsti. Per darvi un'idea delle difficoltà di Lewis Hamilton, che resta al comando della gara, poco fa con la Toro Rosso Alex Albon con gomme fresche ha fatto segnare il giro più veloce, 1:15.607. Lewis Hamilton e di conseguenza i tre piloti che lo seguono girano costantemente sul 1:17.5, dunque quasi 2 secondi più lenti. Situazione che continua ad essere aperta, anche se a Monte Carlo è risaputo, lo ripetiamo ancora una volta, è difficilissimo superare a meno di un errore, di un inconveniente della pilota al comando, e Hamilton si sta difendendo alla grande pure in difficoltà con le gomme, come visibilmente usurate anche ad occhio nudo. Anche quando passa la sua Mercedes sotto la nostra postazione siamo in grado comunque di vedere il graining e il degrado soprattutto sulla sua gomma anteriore sinistra. Si passa a bassa velocità nella zona dove ci troviamo noi e questo ci permette di apprezzare le difficoltà di guida del pilota britannico, che si sta comunque difendendo alla grande dagli attacchi che gli porta senza sosta il pilota della Red Bull Max Verstappen, anche in occasione dei tanti doppiaggi che qui a Monte Carlo creano comunque numerosi problemi. Giro numero 60 dei 78 previsti, dunque 18 tornate al termine. Continua la caccia disperata di Max Verstappen a Lewis Hamilton, continua a farsi vedere nell'unico vero rettilineo di questa pista sotto il tunnel, ma gli manca qualche cavallo, qualche pizzico di cavallo, di potenza per riuscire a raggiungere la Mercedes di Lewis Hamilton, che si difende grazie alla potenza del motore Mercedes superiore rispetto all'onda di Max Verstappen. E dunque il pilota della Red Bull è ancora costretto dietro a quello della Mercedes. Continuano le difficoltà di Lewis Hamilton con i suoi pneumatici, continua a parlare con il suo box. Attenzione, bloccaggio per Lewis Hamilton al tornantino dell'Ebs, è veramente in grande difficoltà il pilota britannico. Attenzione, perché adesso Max Verstappen è velocissimo, l'imbocco del tunnel, riesce però a Hamilton a dare gas una frazione di secondo prima rispetto al pilota olandese, a riprendersi quei 5-10 metri che gli permettono anche in questo caso di difendersi dall'attacco dell'olandese alla chicane, alla staccata in
in uscita dal tunnel. Verstappen continua a farsi vedere negli specchietti di Lewis Hamilton, che resiste pervicace con le sue gomme medie oramai quasi a fine vita, già 53 i giri percorsi dal pilota britannico su queste coperture. Sono più in sicurezza invece i suoi seguitori, Verstappen, Vettel e Bottas, che hanno gomme dure con le quali possono tranquillamente arrivare a fine gara. Non può essere così tranquillo Lewis Hamilton, che quest'oggi tra l'altro per omaggiare Niki Lauda indossa una replica del casco del tre volte campione del mondo, due volte con la Ferrari, una volta con la McLaren, che era il presidente non esecutivo del team Mercedes di Formula 1 e soprattutto è stato l'uomo che ha portato proprio Lewis Hamilton in seno alla Mercedes. Senza di lui, ha detto in questo weekend Lewis Hamilton, avrei vinto probabilmente un solo mondiale e non cinque come ho fatto, vincendone poi quattro con la Mercedes, proprio perché è stato Niki Lauda a volermi fortemente. Ora vuole fortemente questo successo Lewis Hamilton, probabilmente anche per dedicarlo alla memoria del pilota austriaco, ma deve difendersi da Verstappen, che continua ad essere una presenza, una minaccia costante sui suoi specchietti. C'è stato un rimpallo di team radio tra Verstappen e Hamilton. A Verstappen è stato detto che poteva usare tutta quanta la potenza e questa cosa poi è stata riferita a Lewis Hamilton, che ha detto insomma non è una gran notizia per me. Quindi cercherà l'attacco finale Max Verstappen, perché come detto deve superare Lewis Hamilton e guadagnarli in 5 secondi se vuole vincere questo Gran Premio. Restando dietro a Hamilton, sic stantibus rebus, stante la situazione attuale, chiuderebbe addirittura al quarto posto, perché Vettel e Bottas che lo inseguono sono a meno di 5 secondi, dunque chiuderebbe al quarto posto. È proprio vicinissimo in questo momento Max Verstappen, quando si avvicinano al tornantino, prova a farsi vedere all'esterno, si chiude all'interno Lewis Hamilton. Andiamo in radiocronaca perché potrebbe essere questa la fase decisiva della gara. Attaccati ora la curva del Mirabeau Basso, la curva del portiere, sotto nel tunnel, leggermente più largo di traiettoria Lewis Hamilton, Max Verstappen, gas spalancato sotto il tunnel, questa piega velocissima verso destra, ma riesce ad avvantaggiarsi leggermente ancora una volta Lewis Hamilton e riesce a difendere caparbiamente la sua prima posizione. Continua a comandare Hamilton, veramente va sottolineata la grande prova del pilota britannico, che in evidente difficoltà di gomme sin da subito dopo il pit stop è riuscito comunque a tenere dietro un cagnaccio fino a questo momento come Max Verstappen, che le sta provando veramente tutte in questi ultimi giri. Monte Carlo, Formula 1. Attenzione, e attenzione perché c'è stato l'attacco di Max Verstappen a Lewis Hamilton, i due si sono toccati, è riuscito comunque Lewis Hamilton, tagliando la chicane dopo il tunnel, a difendersi. Vedremo ora se ci saranno delle decisioni da parte dei giudici, ma ci è parso un normale contatto di gara con la anteriore destra di Max Verstappen, che ha toccato la posteriore sinistra di Lewis Hamilton, che si è difeso in maniera abbastanza rude. Sentiamo Verstappen. E gli ha chiesto spiegazioni in suo box e lui ha detto ho semplicemente cercato di sorpassarlo e ci siamo toccati, lui ha girato addosso a me. 77esimo dei 78 giri previsti, Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, questa è la situazione, con Hamilton che approfittando del contatto ha allungato un secondo e tre di vantaggio su Max Verstappen. Siamo all'ultimo giro del Gran Premio di Monte Carlo, Hamilton continua a comandare davanti a Verstappen, ci sarà un'investigazione, notizia proprio di quest'istante, per il contatto che vi abbiamo raccontato in precedenza, ma torniamo in cronaca perché sarà sicuramente l'ultima occasione per Max Verstappen di attaccare Hamilton. Rettilineo sotto il tunnel, si difende ancora una volta Hamilton ed ora la curva del tabaccaio che verrà affrontata dai due grandi contender di questo Gran Premio. Curva del tabaccaio, piega verso sinistra, prima chicane delle piscine, Hamilton al comando, Verstappen al secondo, staccato di 8 decimi, seguono Vettel e Bottas, seconda chicane delle piscine, passano sotto la nostra postazione, siamo all'area scassa e in bocca il rettilineo del traguardo Lewis Hamilton, ancora pochi metri per il pilota britannico della Mercedes che vince per la terza volta il Gran Premio di Monte Carlo. Al secondo posto transita Verstappen, quindi Vettel e Bottas, ma la classifica generale non sarà questa. La classifica generale vedrà Hamilton conquistare il successo davanti a Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Max Verstappen chiuderà solo al quarto posto in virtù della penalizzazione per il contatto.